Gianni Colaccione per Libri.tv, siamo in compagnia di Edoardo De Blasio, una conoscenza già che abbiamo avuto su Libri TV. Edoardo De Blasio è presidente di Libera Italia ed è iscritto al PLI ed è candidato sindaco per il PLI. Nella conferenza stampa oggi in cui Ilona Staller era presente anche lui, anche se era sommerso da alcuni giornalisti e si vedeva poco nella nostra ripresa, si è accennato all'ipotesi, mi sembra che sia stato il Presidente ad accennarlo, di un ipotetico passo indietro per quanto riguarda appunto la candidatura a sindaco del Comune di Roma per un eventuale appoggio a un'altra lista. Ecco, chiediamo a Edoardo se, non so, non credo che abbia già deciso perché è una cosa che ho sentito adesso, ma comunque quando si farà chiarezza su questa cosa, quando è che si saprà con sicurezza se lui sarà il candidato sindaco per il Partito Liberale? Allora, appunto per rispondere alla tua domanda e fare chiarezza anche ai nostri amici, nelle prossime 24-48 ore massimo scioglieremo riserve. Perché? Perché sono stato scelto all'interno del Partito Liberale come candidato per le elezioni a sindaco di Roma, per l'amministrativa. Dall'altra parte stiamo comunque da tempo effettuando confronti, incontri e ricognizioni con le altre forze politiche del Paese e quindi anche quelle presenti qua a Roma, per cercare di vedere se c'è un'apertura con, anche in qualche altra direzione, perché insomma anche all'interno di un motto che può essere l'unione fa la forza, ci si può spostare anche in queste altre opzioni. Sicuramente la nostra direzione non è verso chi magari ha fatto poco o ha fatto male o comunque non ha fatto in questi ultimi 5 anni, ma può essere orientata verso qualche personaggio nuovo o quindi qualche proposta nuova, o anche quello che può essere, diciamo, una persona, un candidato un po' più progressista, un po' più, diciamo, anche aperto per quelle che sono anche le nostre battaglie sul nazionale per quanto riguarda i diritti civili. Quindi questa è tutta, diciamo, la nostra riflessione che dura da tempo e che ci porterà, come dicevo prima, a 24 ore massimo da adesso a sciogliere la nostra riserva. Io mi sono messo a disposizione del partito, sono stato indicato dal segretario e dal presidente e qualora dovessi essere confermato andrò avanti per la nostra battaglia politica, cercando di riportare un'azione liberale all'interno di una capitale ormai trascurata e vilipesa negli ultimi 20 anni, per fare un'azione di politica che sia per una Roma libera e liberale. Edoardo, grazie per questa tua concessione che ci hai detto, insomma, quando potremo sapere, perché è importante. Abbiamo sentito il segretario De Luca che accennava al fatto che obiettivamente, insomma, anche condivisibile, che ormai destra e sinistra non sono più, diciamo, delle discriminanti tanto attuali, soprattutto per quanto riguarda dei partiti, peraltro di lunga storia come il Partito Liberale, che si rivolgono sempre, liberali, insomma, stando la parola stessa, quindi diritti civili e così via. Allora, potrebbe essere in questa ottica interessante una candidatura che già sappiamo certa per i liberali, quella appunto a sindaco di Roma di Ignazio Marino? Sicuramente tra tutti gli altri candidati che già noi conosciamo e già si sono presentati anche ai media, alla stampa eccetera, Marino è una delle valutazioni che noi stiamo tenendo in considerazione. In questo logicamente ci deve essere uno scambio anche di ulteriori confronti, uno scambio di visioni e un eventuale matrimonio programmatico. Sicuramente Marino è una persona su cui stiamo anche cercando un'apertura. Perfetto, in chiusura, per non abusare della tua pazienza, una considerazione un pochino generale, però magari anche con qualche, diciamo, tua dichiarazione abbastanza nel settore, per quanto riguarda il governo e così via, su questa vicenda post-elettorale italica. Beh, se parliamo appunto, come dici giustamente te, di una visione nazionale, siamo ormai a quasi 2 mesi dalle elezioni politiche, a un dato evidente. Cioè tutto quello che è stata la vecchia politica e il nuovismo che avanza, magari vuoto anche diciamo di preparazione,
è sicuramente una compagine parlamentare che l'unico slogan che possiamo attribuirgli è l'irresponsabilità. Non mi sembra una classe politica, sicuramente rinnovata, come dicevo prima, in parte, che però invece di cogliere l'occasione e l'appello degli italiani verso il rilancio dell'economia, l'uscire fuori dal baratro di questo avvitamento dell'economia stessa, perché questo è un paese che oltre a non crescere da 15 anni ormai sta comunque ormai ripiegando su se stesso, cercando poi e portando poi il paese stesso verso veramente lidi che non vogliamo neanche immaginare. Non abbiamo appunto visto un segno di responsabilità. Ci tengo a dirla più volte questa parola, perché per chi come me cerca di fare nel mio piccolo un percorso politico al servizio del paese, secondo me quello che dovrebbero capire anche i nuovi parlamentari è che sono lì perché qualcuno gli ha fatto un appello, perché qualcuno ha risposto in questo e ha affidato la loro vita nelle loro mani, e 60 milioni di persone non possono ancora aspettare questo immobilismo vergognoso in cui tutti sono responsabili. La vecchia classe politica ha sbagliato e il nuovo che avanza, che invece di continuare a protestare, perché è stato eletto sull'onda della protesta generale, non si vuole per partito preso, e uso questo termine che a loro non piace, continuare a tenere in stallo un paese e in scacco l'economia e il rilancio, cosa che invece in campagna elettorale loro si fregiavano. Responsabilità. Grazie Edoardo De Blasio, e appuntamento con lui e per le altre interviste su Libri TV. Grazie ancora. Grazie.